Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presentato il 16° rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Anche l'organo legislativo regionale si appresta a vivere una giornata in cui saranno diversi gli appuntamenti che ricorderanno questa data. Nel 2023 in Toscana si sono registrati 6 femminicidi che hanno fatto salire il drammatico bilancio degli ultimi 17 anni a 140. Inoltre, sono oltre 4.500 le donne che in un anno si sono rivolte a un centro antiviolenza, sfiorando i 2.000 in un anno, come accessi al codice rosa e al pronto soccorso per maltrattamenti. Sono alcune delle cifre più drammatiche che emergono dal 16° rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall'Osservatorio Sociale Regionale sui dati relativi al 2023. L'Osservatorio realizza il monitoraggio del fenomeno attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai nodi delle reti territoriali antiviolenza, a partire dai centri antiviolenza presenti su tutto il territorio. Alla presentazione anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale della Toscana, Francesca Basanieri. Allora, gli elementi che salgono agli occhi sono intanto due. Ancora i dati ci dicono che per debellare la violenza c'è ancora tempo. Tante donne accedono a centri antiviolenza, tante donne al codice rosa, ma non tutte quelle che hanno bisogno di aiuto. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché tutte le donne che subiscono violenza, qualsiasi tipo di violenza, abbiano la volontà di chiedere aiuto, di accedere a una rete che esiste in Toscana ed è funzionante ed è lì per loro. Questo è il messaggio che vorrei lanciare. Quindi dobbiamo cercare di creare il più possibile fiducia nelle donne che possono accedere a queste reti e trovare soluzione a questo loro problema. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha partecipato alla 163esima assemblea plenaria del Comitato Europeo delle Regioni che si è svolta a Bruxelles in settimana. Tra i dibattiti nel corso dei quali Mazzeo è intervenuto, quello sull'ambiente, l'intelligenza artificiale e il ruolo degli enti locali con l'Europa. I cambiamenti climatici stanno segnando la vita di ogni territorio. Le immagini terribili, le tante morti a Valencia, quelle che hanno toccato la nostra comunità, segnano le coscienze di ciascuno di noi. È il tempo di agire, è il tempo di non seguire i negazionisti del clima, perché l'emergenza legata al cambiamento climatico è un'emergenza attuale, non del futuro. Bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili, anche pensare ad un fondo per la prevenzione. È il tempo delle scelte veloci, è il tempo delle scelte per i territori, per la salute delle persone e per il benessere delle persone. Il Parlamento europeo sembra aver trovato un accordo sulla nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza alla coesione. Che cosa può voler dire? È un segnale positivo per regioni e enti locali? Intanto direi finalmente siamo riusciti a comporre la Commissione, mi auguro che il Parlamento la voti velocemente. Noi abbiamo bisogno di un governo europeo solido. La vittoria di Trump negli Stati Uniti sarà destabilizzante per noi, cercherà di dividere l'Europa, invece noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte. Io la valutazione su Fitto la vorrei fare nei prossimi mesi. Fitto avrà una delega importante, le politiche di coesione. Io mi auguro che davvero la porti avanti, non come la gestione dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono stati centralizzati, ma che quelle risposte sulle politiche di coesione nascano dai territori e noi, come Comitato delle Regioni, su questo vigileremo molto. Grazie. L'intelligenza artificiale segnerà la vita di ciascuno di noi, è già pervasiva nelle nostre vite, anche in quelle della pubblica amministrazione. Questo parere è un modo per dare indirizzi ai territori. Noi come Regione Toscana, nella prossima seduta del Consiglio regionale, approveremo una legge in questa direzione che tiene conto di molti di questi principi, che ha l'obiettivo di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, di renderla eticamente migliore e di renderla più trasparente. E questa è la sfida del futuro, avvicinare le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, da quello europeo a quello locale, alle cittadine e ai cittadini per offrire servizi migliori. E l'intelligenza artificiale su questo potrà aiutarci molto.
Una giornata dedicata all'editoria con uno sguardo all'appuntamento clou del settore. Il Salone del Libro di Torino 2025 è stato al centro di un incontro tra la Commissione Cultura del Consiglio e il mondo dell'editoria stesso. Giornata di dibattito e confronto all'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso che si è aperta al mondo dell'editoria. In tanti hanno partecipato all'incontro denominato Insieme al Salone del Libro 2025, gli Stati Generali della Cultura e gli Editori Toscani a Torino. Ad accoglierli la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, Cristina Giachi, nutrita la delegazione della stessa Commissione con la presenza della Vicepresidente Luciana Bartolini, della Consigliera regionale Silvia Noferi e della Consigliera Elena Rossi. Nell'ambito degli Stati Generali un anno fa abbiamo avviato una riflessione e un rilancio della partecipazione della Toscana ai grandi saloni nazionali, principalmente al Salone di Torino. Con gli editori abbiamo raccolto alcune richieste, valutato alcune opportunità. A un anno da quel momento e dopo l'esperienza della partecipazione al Salone di maggio 2024 con il treno dei lettori, i due bandi fatti da Giunta e Consiglio per sostenere l'editoria e la partecipazione degli editori sia grandi sia medio piccoli al Salone, ecco, siamo con loro per fare un punto e valutare come integrare questa azione, cosa cambiare e per rilanciare la nostra presenza per il Salone del 2025. Sarà molto interessante sentire se le azioni che la Regione ha messo in campo e soprattutto questa azione sinergica tra Giunta e Consiglio hanno portato il frutto atteso dalla nostra editoria toscana, oppure se c'è qualcosa ancora che possiamo fare e migliorare. È un comparto che impiega molte persone, che genera economia e ha un valore culturale indubbio, perché la lettura è il principale strumento di costruzione di quel senso critico e di quella consapevolezza delle coscienze che è tanto necessaria per stare nel mondo contemporaneo e nella sua complessità. Quindi crediamo che sostenendo l'editoria si lavora sull'offerta culturale, si creano gli strumenti di crescita e di edificazione della popolazione dei toscani e delle toscane e si aiuta un settore economicamente rilevante e produttivo del nostro tessuto industriale e imprenditoriale. Manterremo la dimensione grande dello stand dell'anno scorso e faremo alcune migliorie. Ora sentiremo anche loro che cosa hanno da suggerire, perché lo ricordiamo, l'anno scorso il palinsesto degli eventi e delle iniziative al nostro stand era stato costruito proprio grazie agli editori. E vorremmo ripetere anche l'esperienza del treno dei lettori, magari ampliando le possibilità di partecipazione, perché devo dire che da quando ha cominciato a circolare l'idea dell'organizzazione del salone, della partecipazione al Salone 2025, hanno cominciato ad arrivare richieste e sollecitazioni di persone che avrebbero voluto partecipare al treno dei lettori e non avevano trovato posto, perché l'anno scorso andò esaurito in poche ore tutto il treno che portava quasi 500 persone a Torino. Vorremmo ripetere questa esperienza, cerchiamo sostegni e risorse, ma crediamo che sia un'esperienza bellissima e che incontra il gusto e l'attenzione dei nostri cittadini. Devo dire, è anche un segno di grande speranza, perché vuol dire che l'amore per il libro e per la lettura non cessa di esistere anche quando il quadro culturale sembra a tratti disperante, ecco. È una bella iniziativa, l'abbiamo fatta anche lo scorso anno. Quest'anno penso che sia più sentita dagli editori toscani. Al Salone del Libro siamo andati con il treno famoso, che anche quest'anno rifaremo. È stata una bellissima esperienza e la Toscana quest'anno avrà uno stand ancora più bello sicuramente, e quindi spero che il successo ci sarà per tutti gli editori toscani. Il Consiglio regionale ha voluto tributare una targa al Centro Sub Alto Tirreno, protagonista di una vittoria in serie ai campionati italiani di foto subacquea. Hanno conquistato il titolo di campioni d'Italia di fotografia subacquea nelle edizioni 2022, 2023 e 2024. Per questo il Consiglio regionale della Toscana ha conferito una targa al Centro Sub Alto Tirreno di Massa, oltre che per i suoi 40 anni di attività sociale ed educativa sul territorio. A consegnare il riconoscimento al presidente del Centro Sub, Paolo Scalfo, nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso è stato il presidente dell'Assemblea Legislativa Mazzeo, accompagnato dai consiglieri regionali Ceccarelli e Bugliani, presenti anche il consigliere membro dell'ufficio di presidenza Diego Petrucci e il sindaco di Massa Francesco Persiani e quello di Lastrassigna Emanuele Caporaso.
Un mondo unico, un punto di vista differente. Ho voluto davvero questo riconoscimento perché, insomma, essere per 3 anni di fila, 2022, 2023, 2024, campioni italiani, dà il segno di un impegno, di un lavoro, di una profondità nell'allenamento, di una capacità di saper leggere prima quello che accade. Insomma, ho voluto ringraziare davvero tutti i presenti perché è un modo per portare in alto il nome della Toscana. Una realtà che è attiva nel nostro territorio da oltre 40 anni, fin dal 1983, e che oggi finalmente viene riconosciuta anche per l'alto valore culturale che esercita e la funzione didattica che svolge nel nostro territorio. L'aver conseguito per 3 anni consecutivi un riconoscimento di livello nazionale sulla fotografia subacquea è sicuramente un motivo di onore anche per il Consiglio regionale della Toscana, e quindi io trovo assolutamente opportuno e doveroso che in una sede istituzionale come questa si celebri una realtà come quella del Centro Sub, che ha una caratteristica particolare, quella di anteporre in tutto ciò che fa il senso del volontariato, della dedizione e della passione. Si occupano e partecipano alla protezione civile, fanno divulgazione della cultura del mare, con una mostra permanente che viene visitata da tantissime persone e soprattutto da tantissimi bambini. Avviamento alla formazione e a questo tipo di sport di tanti bambini e di tante bambine. Quindi veramente una realtà importante che merita questo riconoscimento, merita attenzione da parte delle istituzioni tutte, perché è un valore aggiunto. Il volontariato di per sé è un valore aggiunto, ma in questo caso siamo di fronte anche ad una specificità che non è frequente e che siamo invece fortunati ad avere in Toscana. Diciamo che sono bravi, sono molto bravi, ma bisogna anche dire però che è una storia che parte da molto lontano, nel senso che il Centro Subacqueo di Reno esiste da oltre una quarantina d'anni e abbiamo creato un po' una scuola, voglio dire, sicché ora qui stiamo festeggiando gli ultimi 3 anni, ma voglio dire, ma in seguito sono stati collezionati tutta una serie di titoli molto, molto importanti, sia nell'individuale che nel societario, sicché è una grande società, io sono orgoglioso di rappresentarla. La foto sub in federazione è un fiore all'occhiello, devo essere sincero, da quando rivesto il ruolo da responsabile ci hanno abituato veramente bene, vincono in continuazione e soprattutto io tengo a precisare, lo dirò anche dopo, che sono grandi atleti ma soprattutto grandi artisti, perché le foto che fanno sono veramente bellissime. Vogliamo unire proprio questi due aspetti, perché sono sia degli atleti sia devono avere una sensibilità per rubare uno scatto sott'acqua, che è una cosa anche difficile. Difficilissimo, loro hanno tanto occhio, sono bravi, sono abituati e sicuramente il loro servizio a volte viene destinato anche a tutti gli enti per le varie mostre, le varie situazioni e soprattutto anche per scoprire situazioni nuove che sono nel fondale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.